Parlando di MV, storicamente abbiamo un'immagine legata graficamente al colore rosso pastello, al colore argento. Sono i due colori che sono stati sempre storicamente abbinati sulle nostre moto. Negli ultimi anni la ricerca, diciamo, di MV Agusta si è focalizzata anche sull'introduzione di nuovi colori per evolvere anche un po' l'immagine aziendale. L'occasione per rinnovare, diciamo, la gamma dei prodotti MV Agusta dal punto di vista grafico si presentò con l'introduzione del nuovo modello F3, l'F3 in livrea serie oro. Con F3 serie oro siamo andati alla ricerca di un nuovo rosso. In questo caso non più un rosso pastello come il rosso, diciamo, storico legato all'immagine MV, ma di un rosso triplo strato. Questo rosso triplo strato, detto anche rosso perlato, ci ha permesso di aumentare il livello di finitura dei nostri prodotti. Dal punto di vista del design è molto stimolante perché ti permette di intervenire addirittura su colori storicamente affermati, legati comunque a delle leggende storiche, ad un marchio con un heritage molto importante, ti permette comunque di fare della ricerca su questi colori, sull'aspetto grafico, sull'aspetto esteriore della motocicletta e addirittura di riuscire poi a vedere queste ricerche che vengono effettuate a livello prima sperimentale, poi prototipale su un prodotto finito, addirittura in produzione industriale.